Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, quindi a partire da oggi 13 febbraio al 2 di 20 febbraio 2023. Suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo con amore e gentilmente, quando farò la preghiera di protezione, di chiedere al vostro Sacro Cuore, alle vostre guide, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, di guidarvi in quale sarà la lettura più giusta per voi, per il vostro massimo bene. Potrebbe essere che verrete guidati anche a ricevere i messaggi dell'intera lettura, oppure gruppo A e gruppo B insieme, oppure gruppo A e gruppo C, insomma, ascoltate il vostro cuore, cosa vi dirà. Iniziamo con una bella preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e di tutti gli angeli della coscienza micaelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco la coscienza micaelica, Gesù, Maria, Maria Maddalena e tutti gli esseri di luce, di amore puro e di incondizionato che appartengono alla coscienza dell'Arcangelo Michele. Vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni ed in tutte le direzioni del tempo-spazio. Con amore vi chiedo di purificare la nostra energia, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, la verità, la saggezza, l'integrità di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica dell'Arcangelo Michele. È fatto, è fatto, è fatto, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, vediamo un po'. Gruppo A sono uscite due carte. Allinea la tua vita, va bene, e l'altra è risveglio. Interessante, Work Your Life. Queste carte sono bellissime. Ieri ho fatto una lettura personale per me stessa, intendo. Mi ha dato dei messaggi molto profondi. Sono veramente delle carte molto potenti. Ok, continuiamo col gruppo B. Rispondi alla chiamata della tua anima. Vediamo il gruppo C. Eccola qui, è caduta in terra, la raccolgo. Vediamo un po'. Ok, qua è Mintakan, è un luogo, un paradiso praticamente, un luogo dove tutto è amore, quindi è un invito a riconnettersi con il paradiso in terra, manifestare la nuova terra, ma lo vedremo nello specifico dopo, va bene? Ok. Vediamo le carte dell'Arcangelo Michele. Gruppo A, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Gruppo B, concentrati sulla tua salute perfetta e divina. Beh, diciamo che tutti e tre i gruppi c'è un invito al riallineamento spirituale, al riallineamento alla via dell'amore. Sono uscite due carte per il gruppo C. Esplora le tue possibilità, la tua guida interiore è vera ed affidabile.
Bene, vediamo cosa ci vogliono dire gli unicorni. Ecco, gruppo A sono uscite due carte, fluisci e rabbia. Vediamo un po' poi nello specifico che cosa ci vogliono dire. Va bene. Vediamo il gruppo B. Natura. È un invito veramente all'allineamento per il gruppo B. Vediamo il gruppo C, azione. Bene, bene, bene. Iniziamo la nostra lettura angelica. C'è un invito all'allineamento spirituale, dicono le carte di Work Your Light. Cosa c'è che non è allineato nella tua vita? Cosa devi cambiare? Dove ti devi apportare dei cambiamenti? Potrebbero essere dei cambiamenti nelle relazioni, potrebbero essere dei cambiamenti nella tua giornata tipo, potrebbero essere cambiamenti da portare nell'alimentazione. Tutto questo, questa spinta al riallineamento è legata tuo risveglio alla chiamata della tua anima. La tua anima ti sta chiamando nella direzione della luce. Per molti di voi il risveglio, diciamo, è già avvenuto da tempo, quindi questa carta sta a significare che c'è un upgrade nella tua crescita personale e spirituale, un nuovo modo di essere. Stai integrando il tuo sé superiore e per questo il tuo corpo sta cambiando a livello cellulare. Stai cambiando a livello di consapevolezza, è per questo che vuoi, diciamo, puntare più in alto nella manifestazione del tuo scopo di vita su questa terra. Diciamo che c'è un invito anche alla scrittura, scrivi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, anche per capire bene te stesso, te stessa, dove sei, dove vuoi andare, cosa vuoi realizzare nella vita. È importante questo perché tu ti possa affermare e realizzare anche come anima, ma anche come persona in questa terra. Va bene? Diciamo che la rabbia non deve essere repressa, la rabbia deve essere riconosciuta, portata alla luce e deve essere poi guarita e trasmutata con cosa? Col perdono, con la compassione. Lascia andare chi ti ha ferito, lascia andare chi si sta comportando male nei tuoi confronti. Chiudi le porte, chiudi, perdona e chiudi la porta a chi non è degno di te, a chi non è degno della tua energia, della tua bellezza, della tua luce. Va bene, fluisci con la luce. Segui il flusso, dicono gli unicorni, segui quel flusso di energia, quella chiamata dell'anima, la tua creatività, esprimiti creativamente, esprimi i tuoi talenti, esprimi il meglio di chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità. Bene, passiamo al gruppo B. Sentito la chiamata della tua anima, la tua anima ti sta chiamando, è per questo che senti disagio, dicono gli angeli. Senti disagio in certe situazioni perché quelle situazioni non sono per te. La chiamata della tua anima ti sta portando a chiudere delle relazioni, a cambiare alimentazione, un'alimentazione di tipo vegetale, un'alimentazione più sana, senza additivi. Abbiamo visto come in Europa hanno adesso accettato l'introduzione degli insetti nella nostra alimentazione, ragazzi. Veramente state attenti, guardate le etichette dei cibi che mangiate. Naturalmente, mangiando facendo un tipo di alimentazione vegetale, questi problemi non ci sono. Aggiungi più vegetali nella tua alimentazione, aggiungi più verdura, più frutta, esci nella natura, vai a camminare. Questo ti consentirà di elevare le tue vibrazioni e le tue frequenze, di ascoltare meglio l'anima, di ascoltare meglio cosa sta cercando di dirti il tuo sé superiore, cosa sta cercando di dirti il tuo sé futuro. Bene, i desideri che tu hai sono esattamente la chiamata dell'anima. Devi credere nei tuoi desideri. I desideri non sono sbagliati. Desiderare luce, desiderare una vita migliore, desiderare un lavoro
lavoro migliore, desiderare relazioni migliori. Questa è la chiamata della tua anima, rispondi ad essa. Ripeto, vai nella natura, dicono gli unicorni, radicati alla terra, prega nella terra, medita nella terra, abbraccia un albero, fai un picnic, fai delle passeggiate. Hai bisogno di fare questo, hai bisogno di veramente di riconnetterti con chi tu sei veramente. Bene, passiamo al gruppo C. Allora, Minta Khan è un luogo paradisiaco già esistito che ora si trova in dimensioni superiori della luce. Diciamo che si narra che i primi angeli sulla terra si siano incarnati proprio in questo luogo sacro, dove non esisteva l'ego, dove non esisteva la competizione, la paura, non esisteva, diciamo, proprio niente di duale come stiamo vivendo noi sulla terra. Diciamo che i primi operatori della luce si sono incarnati proprio in questo luogo magico. Riconnettiti con la te, con l'energia della nuova terra. Alla fine, quello che noi vogliamo manifestare è il nuovo paradigma di amore, un nuovo paradigma che tu, come anima, come nella tua esperienza, hai un imprinting a livello cellulare, perché tu sai già cos'è l'amore, tu sai già cos'è la completezza. Hai bisogno di riconnetterti con questa energia, medita di più, prega di più, veramente hai bisogno di ascoltare la tua guida interiore, perché la tua guida interiore ti sta parlando, ti sta guidando, ti sta dando delle informazioni esatte, reale ed attendibile. Devi prendere una decisione, devi esplorare le tue possibilità. Per prendere questa decisione, dentro di te la risposta c'è già. Cerca di ascoltare cosa l'anima ti sta spingendo a fare ed agisci di conseguenza. Poche, diciamo, è venuto proprio il momento di ascoltare l'anima ed agire. Sei proprio guidato, guidata in questa direzione. Bene, anime infinite, per questa settimana la lettura l'abbiamo conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Mi occupo anche di facilitare logos healing, che è una modalità potentissima che si avvale del potere della parola per eliminare paure, sistemi di credenze limitanti, blocchi, stati d'animo negativi. Tutto ciò che vi sta abbassando le frequenze, con Logos Healing è possibile pulire il vostro canale, riallineare la vostra energia e successivamente fare un lavoro di riprogrammazione per allineare la vostra energia nella direzione dei vostri sogni ed obiettivi. Si fanno gruppi, si può lavorare in gruppo oppure si può lavorare singolarmente one to one, veramente un lavoro straordinario. Presto il mio sito verrà aggiornato connessioneangeliche.com con tutti i costi. Da metà settimana circa voi inizierete a vedere già tutto aggiornato sul mio sito, quindi potrete prendere tutte le informazioni che volete e poi se siete interessati a collaborare con me non esitate a contattarmi. Volevo informarvi, anime infinite, che tra 2 giorni, il 15 di febbraio 2023, inizierà il percorso di coaching di 2 mesi per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce, con tutti gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Si farà tutto sulla guarigione, tutti gli aspetti del riequilibrio energetico. Imparerai a guarire te stesso, a guarire gli altri, imparerai che Logos Healing, e riceverai in più 4 sessioni di guarigione a distanza che sarò io stessa a facilitare su di te. Un pacchetto completo, un'occasione unica e speciale in promozione. Mancano solo 2 posti. Contattami e partecipa a questo percorso straordinario. Per chi invece è interessato a volersi connettere con gli angeli, imparare a fare questo, puoi fare un percorso di coaching con me one to one, oppure puoi acquistare il corso online registrato dove veramente c'è tutto dalla A alla Z e puoi guardare questo corso tutte le volte che vuoi all'infinito. Io vi saluto, per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi. Vi auguro una settimana meravigliosa, radiante, piena di energia e di luce. Benedizioni infinite a tutti voi. Un bacione, a presto. Ciao ragazzi.